Bene, unboxing Galaxy S6 Samsung preso da ePrice. Vediamo l'apertura, speriamo sia andato tutto bene considerando che è SDA che ha spedito. Non è che mi fidi molto, ma dovrebbe essere andato bene. Vediamo, apriamo anche di qua. Vediamo ad aprire di qua. Bene, qui ci siamo. Sembrerebbe tutto intatto, l'imballaggio non è granché, si potevano sforzare decisamente di più. Vediamo, sembra tutto sano. La versione da 64 GB bianco, io avrei voluto il 128, ma hanno deciso di non farlo. Ok, eccolo qua, vediamo, apriamo, vediamo. È la versione normale, non è la versione Edge perché non mi interessava la versione Edge. Tagliamo anche qui il tutto con delicatezza. Vediamo se ce la faccio, se non sono impedito come al solito. Apertura, ok. Apriamo, vediamo l'apertura anche di qua, non so se si risponde. Okay. Apertura, ok, anche di qua con delicatezza, ok, ci siamo, ed eccolo qua, Samsung Galaxy S6, vediamo se riesco ad estrarlo dalla scatola, sono così in trecco di non riuscirci, vabbè non ne evitiamo, vediamo, oh perfetto, c'è anche la pellicola. Sembra ben fatto, sembra molto sottile, molto leggero, se l'avessero fatto anche un po' più spesso, ma con la batteria più grossa non mi avrebbe dato fastidio, comunque va bene così. Proviamo ad accenderlo, a vedere se si accende, se c'è della batteria. Ok, o se è arrivato completamente scarico. Sì, direi che si accende. Vediamo. Ok, adesso ci sarà da fare tutta la procedura. Tutta la procedura, rete intelligente, eccetera, eccetera. Ok, va bene, per il momento però lo stoppiamo, lo lasciamo così, tanto abbiamo visto, potete vedere bene la somiglianza con l'iPhone, è chiaramente palese, ma insomma direi che mi sembra un buon oggetto, ben fatto, colorazione bianca come potete vedere, vabbè, così. Ok, a questo punto vediamo, facciamo un unboxing completo, qui c'è la nano SIM che provvederò poi ad aprire, anche la custodia della Spigen, Ultra Hybrid for Galaxy S6 Crystal Clear, quindi dovrebbe essere trasparente. Vediamo anche questa, come funziona. Dovrebbe essere adatta del tutto all'S6. Vediamo, estrazione. Eccolo qua. Perfetto, mi sembrava dovesse esserci anche l'adesivo, ma forse mi sbaglio io. Remove protective, infatti. Vabbè, proviamo solo un istante ancora con tutte le pellicole attaccate, così non succede mica niente. Vediamo se riusciamo a metterla anche con le pellicole attaccate. Vabbè, mi sa che con le pellicole attaccate forse non ci si riesce, ma in ogni caso ve lo faccio vedere. Questa è la Spigen Ultra Hybrid, abbiamo detto, per il Galaxy S6, versione Crystal Clear. Su Amazon costa 14,99 euro. È la versione che ha il lato in pratica morbido e retro è più rigido e infatti mi piace già che il fatto che è già segnata di qua, ma speriamo che sia solo la pellicola. E mi sembra fatta bene anche perché ha la parte degli angoli è rinforzata in modo che se vi cade di lato dovrebbe resistere. In teoria ha anche la parte
diciamo alzata da 1,2 mm, in questo modo non dovrebbe essere necessario acquistare pellicole, perché comunque il vetro, la parte anteriore del telefono, rimane protette anche se vi cade in modo rovinoso di così, dovrebbe proteggere. Bene, direi che ho finito con l'unboxing, quindi vi saluto e buon Galaxy S6 a chi lo prenderà. Ciao!